pericoloso, semplicemente un altro pianeta, come se i marziani fossero scesi a giocare con noi, perché Barcellona è una figlia, è una strada contro la Roma, fai esattamente tutto questo. Il Barça passa in finale, non sesto memoria a Laura Nardone, battendo il giallo rossi per 5-2 al Pinedo dei Liberti, praticamente dominando tutto l'incontro, con una serie di 50.000 hanno fatto con una sette granata quello che voleva. Barcellona riesce a essere pericoloso già al secondo minuto di gioco con i soldi di due che inventa Iglesias e García, ma l'occasione va al numero 3 di Blaugrana, García Martret, il portiere può parare comodamente. Passano altri 4 minuti di gioco, il Barcellona si presenta di nuovo alla porta, difesa dal numero 1 giallorosso, questa volta sarà fatica a tentare la conclusione, mentre García porta in vantaggio per il Blauwe quando i minuti sono 8. Questa grande azione di fatica per il numero 10 Blauwe è un gioco da ragazzo. Barcellona che senza alcun problema riesce a costruire anche al minuto numero 9. Questa volta è fatica, ma senza già conclusione dopo un doppio dribble e il pallone sull'esterno della rete. Undicesimo minuto e sarà Iglesias a tentare questo gioiello sul calcio di punizione. Quindicesimo minuto e praticamente in campo c'è solo il Barcellona. Ad attaccare sono Castor Romano e García, che per poi modalizza il 2-0, il numero 1 giallorosso. Altro giro, altro regalo, questa volta è il minuto numero 18 e sarà Fatini a tentare la conclusione. García si libera senza alcun problema, Fatini fa un pallone, Arun prova a recuperare il pallone, ma c'è ancora García a prenderlo senza problemi. Uno scatto, due, palla di sinistra, finché è il numero 7 della Barcellona. Il portiere giallorosso. È andato David, bravo! Che tenta di farsi vedere, solo in un'occasione, al minuto numero 35, e riesce a trovare il pari, dopo questa respinta corta del portiere blaugrana. Sarà Barbarossa, l'1-1, da parte della Roma. Adesso, prova a chiederci. Come detto, la Roma fa quel che può, fondamentalmente attacca quando ci riesce, si difende anche con ma il Barcellona è troppo forte. Minuto numero 2 e sono ancora il blocco, splendida azione che porta alla 2-1. Colpo di tacco da parte di García, tacco di Fatini, il numero 11 Blauwe. Della fuori. Barcellona che a questo punto decide che può passare qui al minuto numero 11 con Fatini che praticamente fa tutto da solo, riesce a realizzare il 3-1 con facilità. Rosso con il tono demone e un minuto più tardi riesce a conquistare questo calcio di rigore. Adesso numero 16 giallorosso presenterà poi dal disco trasformando il pieno 3-2. Il Barcellona dimostra per essere troppo forte, costringe la difesa giallorossa ad arretrare fino a quasi a perdere il pallone. Iglesias in pressione non fa nulla e Fatini basta toccare, è 4-2 per il Barcellona. Il gol diventa alla fine 5, perché al 22esimo minuto c'è gloria ancora per García Martínez. Il match praticamente finisce qui, anni che questi cercano di regalarci un'altra gioia con questa splendida giocata. Bloccato dal numero 1 giallo rosso, terminare qui